Senti, è ancora vivo l'eco della grande salvezza conquistata a Roma, ma già nella prima settimana di giugno si pensa già alla prossima stagione e questo è un grande passo in avanti. Sì, allora quella, la finale, come dicono, epica, è ancora viva. Infatti, secondo me, attraverso quella finale si sono più uniti tutte le tifoserie, sia lo staff della società, quasi tutti quanti. Infatti vedo anche persone anziane, qualunque, si sono uniti tutti quanti, e credo che quest'anno ci sarà un'unione proprio grande. Si parla di nuova stagione, c'è grande sintonia con l'amministrazione comunale, soprattutto perché questa sarà un'annata importante, perché poi va a culminare con i festeggiamenti del centenario. Sì, con l'amministrazione comunale ormai abbiamo raggiunto un bel accordo e so che ci aiuterà, sono convinto, pure dato che ho visto l'assessore, uno giovane, uno che piace lo sport e anche un tifoso, sì, che già si sta impegnando, perché ho visto già le chiamate che mi fa, e da qua ci rendiamo conto che vuole bene sia il Notaresco Calcio. È ovvio che ovviamente i più vogliono sapere qualcosa per quanto riguarda la nuova squadra. Si va verso la conferma di Bruno? Sì, la conferma di Bruno io sicuramente sì. Aspettiamo, so che Bruno lunedì lo incontro, ma da come già mi ha detto, credo che la conferma è sicura. Per quanto riguarda la squadra, sarà comunque sempre giovane. Sì, questo è proprio un progetto che sia il direttore generale sia che il mister vogliono, e anche io specialmente vogliamo una squadra giovane. Uno dei primi passi per la nuova amministrazione comunale, la ripartenza del Notaresco Calcio, una bella notizia dopo il miracolo della scorsa stagione con la salvezza. Sì, la ripartenza e la programmazione che abbiamo fatto, abbiamo stipulato un accordo con il Pineto Calcio e con il Pescara Calcio, avremo tante attività sul territorio, oltre ai festeggiamenti con il centenario, ma le tante attività che stiamo programmando sul territorio e per la stagione calcistica 2023-2024.